Buongiorno, buongiorno ragazzi! In questo video andiamo a vedere il leg curl con la Swiss ball, esercizio ideale per rinforzare tutta la parte posteriore delle gambe. Come si esegue il leg curl con la Swiss ball? Ci posizioniamo a terra con il tallone sulla palla. Andiamo a vedere la variante numero 1 più semplice. Mani appoggio a terra, in questa posizione ci solleviamo in alto e andiamo a flettere e allungare le gambe tenendo sempre in alto il bacino. Ora vi faccio vedere una variante un po' più difficile, quindi da questa posizione andiamo ad appoggiarci solamente con i gomiti, ci solleviamo, piego e allungo, piego e allungo, stando sempre in alto con il bacino. Terza variante, per rendere ancora un po' più difficile l'esercizio, andiamo a posizionarci in alto con le braccia, quindi prima ci solleviamo, stabilizziamo bene il corpo, quindi andiamo a chiudere le scapole e andiamo a fare il leg curl con le braccia in alto, su e giù, piego e allungo. Questa variante ti fa lavorare di più sull'equilibrio, quindi andare a stabilizzare anche i muscoli del cuore. Ultima variante, quella ancora più difficile, andiamo a farlo con una gamba sola. Quindi ci posizioniamo a terra, ci solleviamo solo su una gamba e andiamo a fare il nostro leg curl solo su una gamba. Prima con una e poi con l'altra. Stai attento sempre a spingere bene in alto il bacino, a rimanere sempre bello alto, piegare e allungare bene la gamba su e torno. Questo esercizio ti farà potenziare tutti i muscoli flessori della gamba e ti aiuterà a migliorare il loro tono e la loro potenza. Quello che devi fare ora è mettere in pratica l'esercizio, farmi sapere come ti sei trovato, quali vantaggi hai ottenuto inserendo questo esercizio nei tuoi allenamenti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e stai con me!